talora si rende necessario tutorare le piante, ovvero sia legarle in qualche maniera, legare il loro sostegno, legare il loro palo. E allora cosa si fa? Si va, si guarda attorno alla ricerca del primo oggetto utile per poter legare, che sia esso un filo rosso, un nastro viola, del fil di ferro, il ferrettino, quello che si lega il sacchetto del pane. Ma tutte queste cose non vanno bene, perché uno, sono antiestetiche, qualche volta tendono a rompersi, oppure magari rimangono lì e alla fine strozzano la pianta. È successo che hanno inventato un po' di anni fa una plastica morbida. Sì, lo so che il salice sarebbe la cosa migliore, ma non avendo i salici morbidi per legare, si ricorre alla plastica morbida. Questa fa sì che quando anche vado a legare la pianta, io non strozzi la pianta, e soprattutto se poi la linfa deve passare, questa è morbida, mi consente il passaggio della linfa. Ultima avvertenza. Questo colore qui, come potete vedere, grida un po' vendetta quando lo vado a mettere sui tronchi scuri. Da qualche tempo hanno inventato la versione marrone, eccola qua, che appare molto, cioè molto meno appariscente. Quindi se dovete legare dei tronchi, dei tralci, preferibilmente usate il marrone, di modo che d'inverno, quando non ci sono più le foglie, non si vedano queste orribili pezzi di plastica verdi appesi sulle piante. Che altro dire? Niente. Roberto Davide Valerio da Vegaflor. Alla prossima.